Buonasera. Dunque, io già tempo addietro ho fatto un altro video qui pubblicato su YouTube di pillole, di questi miei video in pillole per le materie di cui mi occupo, riguardante il canto, si intitolava Canto, sperimentazione vocale, perché studiare. Voglio andare avanti su quel discorso. Prima di tutto parlerò di canto. Farò un'altra puntata in cui parlerò soltanto di sperimentazione vocale, perché sperimentazione vocale richiede una trattazione a sé. È un mondo che io frequento, che io adoro, io vivo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il canto, mi piacerebbe parlare di unicità del proprio lavoro. Io mi occupo, insegno canto moderno, come cantante anche mi occupo di canto moderno, sperimentazione vocale, come canto soprattutto jazz. Canto moderno intendo tutto ciò che non è strettamente studio di canto lirico, di canto antico, eccetera, eccetera. Quindi il canto moderno non si intende solo riferito a quello che è uscito un mese fa, penso sia chiaro, spero almeno. Lo studio della tecnica è fondamentale sempre a tutti i livelli, questo continuo a sottolinearlo, ma questa sera vorrei parlare di cultura, mi piacerebbe parlare di ascolto di buona musica. Che al di là dei gusti personali vuol dire andare a ricercare, l'importanza della ricerca, di buona musica nel mondo e nella storia ce n'è tanta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è solo quello che passano le radio, quello che passano le televisioni, quello che viene passato a livello commerciale. Bisogna imparare a cercare. Chi vuole studiare canto deve anche farsi una. Il suo orecchio deve essere nutrito di buon canto, di buona musica, di grandi artisti. Non può essere nutrito, non ci possiamo nutrire di spazzatura e poi pensare di creare oro, anche se il concime fa crescere i fiori, le piante e quant'altro, ma è un altro discorso quello. È fondamentale avere una cultura, costruirsi una cultura, una conoscenza, non fermarsi, non accontentarsi soprattutto di quello che passa al convento. Oggi il mondo della musica, il mondo del canto in particolare, ne stiamo parlando, è abbruttito da tutto il discorso dei talent, no? Dove io canto contro qualcuno e non con qualcuno. Dove è tutta una competizione, un voto, un vincere, prendersi a gomitate, cantando poi che cosa? Sempre cose commerciali, brani famosi, scimmiottando chi già fa le cose, non favorendo la propria libera personalità, perché si parla di industria e del mercato, e qualsiasi mercato, lo dice il termine, si basa su determinate regole di vendita, studi di marketing. Io sto dicendo delle grandi ovvietà, delle grandissime cose ovvie, che però insegnando canto, mi sono accorta che non sono poi così ovvie. Invece sarebbe importante, tutto si può fare purché si sia consapevoli di ciò che si sta facendo, tutto si può ascoltare, purché si sia consapevoli di ciò che si sta ascoltando. Quindi è fondamentale ed è bellissimo quando qualcuno favorisce nell'uso della voce, eccetera, la propria individualità, perché ogni individuo è unico e ripetibile, è diverso da ogni altro. E scusate, mi sono girata a guardare i miei cani che dormono qui sul divano, Pimpa e Derek. E guarda caso la voce, ogni voce umana è diversa da ogni altra. La voce è proprio uno strumento che non si può, come dire, non si può creare una voce identica a una voce non è mai identica a un'altra, è sempre una caratteristica unica. Quindi è importante amarla, costruirla, migliorarla mediante lo studio di un'ottima tecnica, la continua ginnastica, il continuo esercizio, ma poi favorire la propria unicità. Che bello quando è così. E quando non ci si lascia influenzare dal mercataccio corrente. Io vorrei con queste pillolette
spronare chi vuole studiare canto, chi studia canto, eccetera, eccetera, a lavorare su se stesso, a lavorare sulla propria unicità, a creare ciò che viene spontaneo, non a imitare o a cantare questo o quest'altro perché è di moda, ma chi se ne frega delle mode? Andiamo a cercare la buona musica, è meglio ascoltare molta Ella Fitzgerald da parte di chi canta, per farsi entrare un'ottima improvvisazione, una capacità creativa enorme, che ognuno di noi può trovare in se stesso la sua via per la sua capacità creativa. È inutile imitare, ognuno è diverso, nessuno, non è interessante imitare il clone di qualcun altro, no? Perché? Per far contento chi poi? Questi sono argomenti che richiederebbero una lunga trattazione. Questi miei video sono così degli spot, sono assolutamente in pillole. In un prossimo video invece farò una trattazione molto più lunga, più dettagliata su quello che riguarda la sperimentazione vocale, materia che mi interessa tantissimo, che io pratico, come dicevo, e frequento e talvolta mi capita di insegnarlo quando qualcuno si interessa. Dico talvolta perché non è qualcosa di molto gettonato. Ecco, però io introduco parte della sperimentazione anche in percorsi di canto, diciamo così, più normali, più tradizionali, proprio perché è un percorso sperimentale utile anche a chi non desidera fare sperimentazione, ma come costruzione della tecnica e della propria personalità vocale. E qui per questa sera mi fermo. Chi vuole contattarmi, lascio i miei recapiti. Per informazioni, per lezioni di canto e di sperimentazione vocale, sia online, soprattutto in questo periodo, ma il mondo online io ormai l'ho sperimentato e lo lascio aperto, sia online che in presenza. Io sto in provincia di Milano, ovviamente online è possibile anche da una parte all'altra del globo. Ecco. Ovviamente, e mi piace questo, per mia totale onestà e trasparenza. Il mondo online, prima lo verifico con una lezione prova perché non sempre, non con tutti, è possibile lavorare bene a distanza, per motivi tecnici o per motivi pratici, per motivi di vario genere. Laddove è possibile, ovvero nella maggior parte dei casi, allora si lavora bene, ma mi piace sondare prima e non dare per scontato cose che poi non si riesce a fare. Questo è molto importante. Grazie, io resto a disposizione e buona serata a tutti.